prendetene tanti quanti vi servono per rappresentare gli attori principali del vostro contesto lavorativo. Se siete in tre colleghi, almeno tre sassolini, poi ne può servire uno per un cliente, uno per un fornitore. Pensate a quante figure importanti ci sono sul vostro palcoscenico lavorativo e prendete tanti sassolini quanti vi servono per rappresentarli tutti. Girerà un sacchettino nero e... esatto. Quanta iaia avete comprato? Per l'azienda. Allora, se lavorate in un'azienda che ha una dimensione piuttosto grande, prendete le figure chiave dell'azienda oltre che voi. Quindi non tanto, non solo i vostri tre colleghi di ufficio, ma anche l'amministratore delegato piuttosto che. E per voi il vostro sempre. Vi chiederemo, ma dopo, di rappresentare con questi sassolini gli equilibri energetici all'interno dell'azienda. Ma ci arriviamo dopo, adesso era solo per giustificare il fatto che gira un sacchetto con dei sassolini. I clienti e i fornitori, di due o tre clienti e due o tre fornitori. Poi se avete un rapporto viscerale con le banche prendete anche il sassolino per le banche, visto che vanno sentirà di un sasso le banche. Allora, adesso vi chiedo silenzio che procediamo invece con il giardino zen, che è molto importante. Nella pagina successiva trovate, che poi mi viene da urlare, poi perdo la voce e dopo la pausa non riesco più a parlare. Ci restate qui fino alle 7:30 tutte o c'è qualcuno che va via prima? Alle 7? Chi va via alle 6 si perde qualcosa di sicuro, però ok, mi dispiace. Però se io vi parlo per finire il percorso, perché visto che stiamo facendo un percorso sarebbe un peccato finirlo alle 7:30 con tre persone. Preferisco finirlo alle 7 con un numero più significativo. Allora ci troviamo sulle 7? E poi rimaniamo fino alle 7:30 facendo altro o facendo un po' di dialogo con chi si ferma. Ok, grazie del silenzio, così non devo urlare. Nella prossima pagina, dicevo, avete raffigurato un giardino zen. Il giardino zen di solito è una specie di vassoietto in legno con della sabbia e dei sassi barra bastoncini da posizionare e poi c'è un rastrellino per farci su dei disegni. Il tutto è l'apologia dell'inutilità, però forse in una filosofia che io conosco poco ha un suo perché. Esatto, non voglio rischiare. Noi ci giochiamo in questo momento in maniera molto semplice. Ognuno dei sassolini che avete rappresenta un personaggio sul palcoscenico della vostra vita lavorativa. Il giardino zen è il palcoscenico. Sul palcoscenico si alternano capi, colleghi, collaboratori, clienti, fornitori, forse banche e quant'altro. Ogni attore di questa messa in scena, non con una connotazione negativa, di questa rappresentazione, è un sassolino. Se mettete due sassolini vicini vuol dire che quei due attori hanno una relazione forte. Se li mettete lontani vuol dire che non c'è una relazione forte. Se li mettete girati che si guardano, poi scegliete voi come capire quando due sassolini si guardano, vuol dire che si guardano. Se invece si danno le spalle, vuol dire che forse non, pur essendo vicini, non si vedono, non si guardano abbastanza. Giocate con i sassolini fino a che non vi sembra di avere ricostruito in maniera il più possibile veritiera l'equilibrio energetico che c'è sul vostro palcoscenico. Non vi spiego più di tanto, perché non è una roba razionale. Spostate i sassolini fino a che non vi sembra che siano... Esatto. Spostateli fino a che non vi sembra di aver raggiunto un equilibrio che rappresenti l'equilibrio reale. Dovete esserci anche voi. Forse al centro, forse non al centro, non importa, ma dovete esserci.
campo di colla. Non parto più di ore. Campo di colla. Ci serve? No, no, guarda, di tutti che sono testa. Sta sicura stava, no? Ho avuto un gran occhio. La conformazione di equilibrio nella quale si trova nel vostro palcoscenico oggi non è detto che sia quella che voi desiderate, rappresentate comunque come è, non come vorreste che fosse. Via via iniziate a comporre questa costellazione di figuranti sul palcoscenico, potrebbe accadere una magia se volete e se ci credete. Volete capire come si sente un collega che avete posizionato? Magari avete messo il vostro capo, il vostro collaboratore, un cliente, lo avete messo in una posizione specifica per un motivo vostro. Volete capire come si sente? Fate un esperimento. Chiudete gli occhi e ci appoggiate un dito sopra. Questo vale anche per il vostro sassolino. Scegliete un sassolino, chiudete gli occhi e gli chiedete come ti senti. E lui vi risponde. Potete pensare che sia una stupidata, però potete anche provare a farlo. Poi vi spiego il principio di questo giochino. Prima scegliete il sassolino e appoggiate sopra il dito, poi chiudete gli occhi per mettere la sassolina, perché non è che urlano proprio, sussurrano, e allora con gli occhi chiusi si sente meglio. Vi giuro che ci credo, ok? Poi potete pensare che sia un pazzo, ma vi giuro che ci credo. No, parlare no, però quello che può accadere è di percepire uno stato d'animo che non è legato al sassolino, evidentemente. È successo qualcosa? Tipo, puoi raccontarcelo? Secondo il sassolino. Avete mai sentito parlare di costellazioni familiari? Costellazioni familiari è un metodo molto strano. Che consiste nel... Allora, parte da un presupposto energetico. Dice che c'è una realtà energetica di cui noi non siamo consapevoli, che però può essere innescata se ricreiamo una costellazione con dei figuranti disposti in uno spazio in maniera da rappresentare le distanze relazionali di una specifica famiglia, perché Hellinger, il fondatore di questa visione, ha lavorato prima di tutto sulle famiglie. Concettualmente, provo a riassumerlo, io ho un mio personale problema, vado da questo Hellinger, è famosissimo, cioè non è un pazzo, insomma è anche riconosciuto come approccio. Lui mi dice, ok, prendiamo dei figuranti, quindi prende delle persone che sono lì apposta, e mi chiede a me di disporre nello spazio come voi avete disposto i sassolini, cercando di rappresentare le distanze relazionali. E poi lascia che succeda qualcosa. E le persone, magari la persona che interpreta mia madre, senza sapere chi è mia madre, percepisce per un qualche motivo energetico che non ci è dato di conoscere le sensazioni che percepisce mia madre. Quindi questo diventa uno strumento terapeutico, perché permette di vedere contemporaneamente tutti i componenti di un sistema energetico. Si chiamano costellazioni familiari, se vi interessa fatevi una ricerca su internet. Sì, io ho anche partecipato ad una seduta di costellazioni familiari. Come sono? E ti garantisco
ribadisco che c'è proprio all'interno proprio della sensazione del figurante, come chiamato figurante, se viene messo in scena e rappresenta per esempio la madre o il figlio o addirittura anche un parente importante defunto, dentro di lui ha proprio le sensazioni sue, personali, tipo di dispiacere oppure di sentirsi triste. Quando lo esplicita, hai nella persona che in pratica è andata lì col problema proprio questa visione molto molto particolare, cioè vede la persona che magari lo fa arrabbiare o con cui era aperto in modo particolare o teso, lo vede sotto un'altra luce, perché il figurante stesso, che è inconsapevole di com'è il carattere vero della mamma o il carattere vero del papà, lo viene ad esprimere. È una cosa stranissima, è un'energia. Mi fa piacere che ci sia un testimone che l'ha vissuto direttamente, perché così mi dà credibilità a questa cosa che sto raccontando. È vero, è una chimia che si crea, come se noi riproducendo nello spazio un sistema riattivassimo un movimento energetico che cerca di ristabilire l'equilibrio e quindi porta i figuranti a sentire quello che vorrebbero fare per tornare all'equilibrio. Allora, la cosa simpatica è che Ellinger poi ha spostato il metodo sulle aziende, quindi costellazioni organizzative, costellazioni aziendali. E quindi ci sono consulenti che fanno interventi sulle aziende usando lo stesso strumento, in fondo l'azienda è una grande famiglia. Il passo che invece sto sperimentando io è giocare con i sassi. Non è molto diverso, ci vuole un po' di sensibilità per sentire come sta un sasso. Ce ne vuole tanta. Però non è importante realmente sentire come sta il sasso, ma nel momento in cui noi ragioniamo, mettiamo un sasso in un angolino, forse ci accorgiamo, e non l'avevamo realizzato prima, che c'è qualcuno in un angolino o che quello potrebbe aver voglia di spostarsi. E quindi il passaggio che ora vi chiedo di fare, mantenendo la costruzione che avevate fatto, è andarla a mettere in ordine come la vorreste voi. Vorreste essere in un altro punto? Vorreste avere vicino qualcun altro, vorreste essere tutti più vicini e tutti più lontani. Pensateci, provate a spostare i sassolini. E se non vi sentite troppo folli, sentite cosa sentono i sassolini mentre si spostano. Se no lasciate perdere, però cercate comunque un equilibrio. I sassi parlanti o no che siano rimangono come... ricordo? Potete dilettarvi a fare la stessa cosa con un gruppo di amici, piuttosto che con la vostra famiglia, piuttosto che con qualunque altro aggregato di esseri umani. Siamo... abbiamo fatto la parte più semplice di questo viaggio. Come sta andando? Ve la passate? Vi annoiate? Lo trovate divertente e stimolante? Sì, va bene così? O parlate ora o tacete per sempre, eh? Non ho capito. Servono ancora i sassolini? No, però rimangono a voi. Se danno fastidio perché parlano troppo, li può buttare via. Esatto, se non ti lo zaino a casa, potete metterci. Chiudiamo questa prima parte, che ripeto è la parte più semplice, perché parlavamo del lavoro, di qualcosa che anche se ci prende fino in fondo non siamo noi. Stiamo parlando della parte sinistra del diagramma che ci sta guidando in questo percorso. Io mi trovo spesso come consulente a essere un sassolino esterno che entra in mezzo a altri sassolini che hanno già un loro equilibrio.
spesso questi sassolini si aspettano da me che io risolva dei problemi. Loro, miracoli. Sia che entri in azienda come consulente che come formatore. Quanta umanità ho incontrato oggi? Quanta emozione? Persone che soffrono perché non si sentono in condizione di dare il meglio di sé. Persone arrabbiate perché non vedono riconosciuto ciò che si sforzano di dare. Persone che piangono, persone che urlano o non lo fanno. Persone che mollano. Cosa ci fa un consulente in mezzo a tutto questo? Come possono un'organizzazione, una procedura o una regola aiutare queste persone? Non è di briglie che hanno bisogno. Queste persone appartengono alla tribù senza falò, una tribù nella quale mancano gli anziani, lo sciamano, i guerrieri e il grande capo. Una tribù nella quale non ci si tocca, non ci si sorride, non ci si abbraccia. Eppure nella tribù vivono ogni giorno gomito a gomito, condividendo l'aria, lo spazio, gli obiettivi e le difficoltà. Il rito serale del fuoco è andato perduto, dimenticato. E ora nessuno ha più quello spazio sacro nel quale raccontare il proprio vissuto giornaliero ai compagni. Hanno lasciato spegnere il fuoco. Il cerchio della tribù sembra rotto per sempre. In questa tribù non serve un consulente. Servirebbe il fuoco o qualcuno in grado di riaccenderlo. Servirebbe il cerchio o qualcuno in grado di ricostruirlo. Non è un agente esterno che può accendere un fuoco in una tribù, è un membro della tribù. Non è un agente esterno che può mettere intorno un fuoco, la tribù. Sono i singoli componenti. Per quanto grande, per quanto lontana dall'equilibrio possa sembrarvi la vostra organizzazione, voi dovete fare questo, sì. Ritenete che sia una sfida degna di essere affrontata. Ma tutte le volte che vi chiedete, magari non usando questo linguaggio, ma vi chiedete, ha senso accendere un fuoco, ha senso condividere? A quali costi, a quali spese? Ha senso creare un cerchio? Ha senso provare ancora a comunicare? Tutte le volte che fate questo, voi fate i conti con la vostra visione dell'organizzazione. E con la vostra visione di voi stessi, della vostra energia, delle vostre possibilità. E a volte dite, non ne vale la pena. E allora rinunciate. E così rinunciano gli altri. E così tutti rimanete senza il fuoco. E tutti avreste voglia di quel fuoco. Io quando faccio i corsi di formazione, non facciamo niente. Camminiamo, stiamo insieme, accendiamo un fuoco, parliamo. Piccoli stimoli, pochissime cose. Ma cambia completamente la qualità della relazione, perché quello che manca a noi esseri umani nel mondo lavorativo è il momento del confronto, in cui io ti racconto quanta cavolo di fatica sto facendo ogni giorno per venire qua, quanto mi pesa non riuscire ad avere la soluzione di quel problema, te lo racconto, ma non ti mando una mail dicendo hai ancora 30 minuti per darmi la risposta, figlio d'Androcchia, non è questo, esprimo il mio vissuto. Do, non chiedo, ma nel dare io chiedo, è chiaro che se dico sono a disagio sto chiedendo aiuto, ma sto prima di tutto dando qualcosa, ma dare fa fatica, ci serve energia, ci serve una visione di noi sufficientemente forte da non aver paura che dando, che aprendomi, sarò troppo vulnerabile. E quindi, quello che ci resta da fare è la parte più bella del viaggio. No, la parte più bella è quella finale, la parte più profonda del viaggio. Accettiamo di metterci in discussione e andiamo a vedere come percepiamo noi stessi e come potremmo percepirci. Quindi andiamo sulla parte destra di quello schemino iniziale. Accettiamo il dubbio. La sua voce mi ha chiamato, la sua mano mi ha condotto fin qua, il dubbio. Meravigliosa e terrificante creatura, mi sfida di nuovo nel buio di questa notte, ma prima
mi chiede di deporre ogni armatura. È buio, il silenzio è totale e io sono solo, ma non posso sottrarmi. Accetto la sfida. Tremante, mi sfilo una dopo l'altra ogni pezzo della mia armatura, il mio progetto di vita, il mio rapporto di coppia, la mia famiglia, la mia reputazione professionale. Nudo, accetto la sfida, anche se è buio, anche se ho paura, anche se speravo di non doverlo fare mai più. Ancora una volta accetto la sfida. Mi tuffo nel dubbio per riabbracciare il mistero. Pronti? Che si parte. La prima cosa che facciamo è una sintesi in una pagina sul nostro libro della vita, che contiene migliaia di pagine, di quello che è stato di noi. Avete un libro. Questa è la storia B, puntini puntini. Mettete il nome vostro reale, tanto non siete quella persona adesso. Abbiamo cambiato nome, abbiamo messo da parte la nostra identità. Ora, questa parte di noi, priva di identità, descrive la nostra identità e dice: questa è la storia di Massimo Borgatti. E in una paginetta ci fa stare quello che è importante per descrivere la storia di Massimo Borgatti. Ovviamente ognuno fa il suo, non fate tutti Massimo Borgatti. Cinque minuti e poi condividiamo con il vicino. L'altro giorno abbiamo fatto fuori questa partita. Come abbiamo fatto per le vostre aziende, abbiamo fatto per voi, siamo partite dalla storia. Perché la nostra storia è alla base del modo in cui ci percepiamo. Così come la storia dell'azienda è la base del modo in cui noi percepiamo la nostra azienda. La nostra storia ci sembra così drammaticamente articolata, ma se riusciamo a guardarla con distacco la possiamo sempre riassumere in poche parole. Ancora niente. Avete scritto la vostra storia, avete forse, se avevate voglia, condiviso col vicino. Siamo pronti a procedere. Stiamo andando a scandagliare passo passo quali sono le componenti che ogni giorno vi fanno sentire più forti o meno forti di fronte a situazioni che volete cambiare. Vorrei stare meglio sul lavoro, so che dovrei affrontare questa battaglia, ma... però... cerchiamo di dare una voce a tutto questo. Come l'abbiamo fatto con un primo passaggio, cercando di raccontare chi siamo in poche parole. Ora cerchiamo i nostri punti di forza, quelli che ci riconosciamo noi stesse, a noi stessi, come punti di forza. E c'è una galleria di quadri, la mia galleria degli onori. Traguardi raggiunti, conquiste, capacità, competenze, qualunque cosa vi renda più forte. Dopo che ho visto nascere un figlio, chi di voi ha fatto un figlio deve mettere qua sopra che è capace di fare un figlio. Perché se siete capaci di fare quello, siete capaci di fare qualunque altra cosa. Qualunque. Ma ce ne sono tante altre di cose che danno valore. Quindi quali sono? Ce ne sono sei. Potrebbero essere di più o di meno. Quali sono i punti di forza sui quali potete basarvi ogni volta che avete bisogno di energia e forza per cambiare qualcosa? E anche in questo caso poi potete raccontarlo al vostro vicino. E se fate fatica, è normale, ma è sbagliatissimo, perché se vi avessi chiesto i vostri sei difetti li avreste scritti immediatamente.
riconoscete il vostro valore, non abbiate paura. Spero che abbiate individuato almeno 6 splendidi quadri ai quali dare valore. Ne bastano 3? Ne può bastare 1, ne possono bastare 100, non importa. Che siano quelli giusti e che vi facciano pensare che c'è un universo di potere dentro di voi, anche a prescindere dalla difficoltà che tutti i giorni incontrate nell'andare a attingere a quel serbatoio. Ma c'è, e l'avete tirato fuori in certi momenti. Poi magari in altri momenti è lontanissimo, però c'è, è lì. E tutte le volte che ci mettiamo in viaggio dobbiamo ricordarci di queste immagini, perché durante il viaggio e prima del viaggio c'è sempre qualcosa che ci frena. Se siete pronti, guardiamo l'immagine successiva. È un'immagine con una prigione. Vi lascio ancora 30 secondi. Dobbiamo ripartire, ci aspetta un lungo viaggio. Tra breve una piccola sosta, caffè, sigaretta, acqua. Non è obbligatoria la sigaretta. No, tra un po'. Adesso guardiamo l'immagine con la prigione in alto a sinistra e con un percorso a ostacoli, con trappole, con draghi, con difficoltà. Ogni tanto ci fermiamo, ogni tanto rallentiamo, ogni tanto non troviamo neanche il coraggio di muoverci. Ogni tanto invece di scrivere il nostro libro della vita, scriviamo il libro della nostra morte. Non vi toccate, non potete. Uno dei pochi vantaggi di essere uomo. Siamo passati oltre e stiamo guardando l'immagine successiva. Gli ostacoli, ciò che ci frena dal andare verso la nostra libertà e il nostro benessere. Sono tutti ostacoli che sono dentro di noi. C'è una prigione, ci sono degli inghippi, dei mostri, delle tagliole. Oggi sono un foglio strappato, malamente strappato dal mio libro della vita. Oggi non scrivo un solo rigo. Oggi mi avvinghio, talmente stretto a una pagina, da strapparla, da accartocciarmi in essa, da rimanervi sopra e dentro, da imbrattarla di sudicia paura. Così oggi ho rubato un'altra pagina al romanzo incompiuto della mia vita. Rubata, stropicciata, imbrattata, poi messa insieme alle altre nel mio libro della morte. Il libro che racconta ogni giorno un po' come alla fine sono morto. Grottesco contendersi di pagine tra due libri, che non potranno essere compiuti entrambi, o l'uno o l'altro, e rimandare la scelta è l'errore più grande. Più grande di qualunque scelta sbagliata. Per anni il sottoscritto ha vissuto questi pensieri. Vorrei ma non posso. Vado di là, ah ma lì c'è questo. Ah ma sono in gabbia. Ah ma non ce la faccio, non ho le forze per. Lasciate che tutte queste paure, che credo che ciascuno di noi abbia, chi di più, chi di meno, vadano su questo disegno. Qual è la prigione che ci frena?
Qual è il drago di cui abbiamo paura? Quali sono gli ostacoli? Quali sono le tagliole? Date dei nomi, se ce li avete. Cercate di esprimere tutto quello che vi frena dal camminare libere. A volte dare un nome a una paura è il modo migliore per togliere potere. Esplicitare qualcosa che ci frena porta allo scoperto un nemico che, se invece rimane nascosto, ha più potere su di noi. Ci sono ostacoli, ci sono prigioni, è tutto dentro la nostra testa più delle volte. Ma per fortuna ci sono anche degli aiuti e stiamo passando al disegno successivo. Posso? Possiamo... No, scusate voi. Possiamo... Stavo cercando di tararmi sulle 6 e quindi forse vi incalzo un po' più del dovuto, mi chiedo scusa, sulle 6, sulle 7. Sulle 7 ho detto. Ah no, scusate, allora stavo... Mi lascio ancora un minuto. Scusate, non so perché ero entrato nel loop di avere un'ora in meno. Basta, posto. Se manca un osso, non può fare un aperitivo. C'è un po' di tempo. Potrebbe essere interessante, anche in un secondo momento, non qui, riguardare questo disegno delle paure, degli ostacoli e chiedersi con spietata sincerità quante e quali di queste paure, di questi ostacoli sono dentro di noi e quali sono reali, oggettivi, fuori di noi. E sono sicuro che scoprirete che il 90% degli ostacoli sono dentro di noi, dipendono da cosa noi teniamo nella nostra testa, dipendono da quali sono le credenze a cui noi diamo fede. Credo che il mondo sia minaccioso? Qualcuno di fianco a me potrebbe credere che non lo sia. Credo che sia necessario uno sforzo sovrumano per raggiungere un obiettivo. Qualcuno di fianco a me potrebbe raggiungere lo stesso obiettivo senza nessuno sforzo. Ho un'amica che ha scritto su un blog un post che non c'entrava niente, ma con un titolo bellissimo: Srotolatori di paesaggi. Srotolatori di paesaggi. E quando le ho chiesto cosa voleva dire, perché dal post non avevo capito, mi ha detto che secondo lei noi esseri umani camminiamo srotolando davanti a noi un tappeto, la cui trama la definiamo noi, nel nostro pensiero. Quindi può essere che oggi camminiamo su un prato fiorito o su un letto di braci ardenti, a seconda di ciò che teniamo in testa. Noi srotoliamo i nostri paesaggi. Quindi fatelo questo esercizio di vedere quali degli ostacoli che vi rallentano, vi tengono ferme, sono reali, oggettivi, e quali invece sono soltanto frutto della vostra percezione, di voi stessi e del mondo. È un po' il gioco che stiamo facendo insieme, fondamentalmente. Non ci sono solo ostacoli, per fortuna. Infatti il prossimo disegno è una cassetta del pronto soccorso. Quei piccoli kit dove ci sono dentro quei medicinali base, i cerotti, le due o tre cose che possono curare gran parte delle ferite. Ognuno di noi ha la propria cassetta del pronto soccorso. Io ho scritto le passioni, ma potrebbero essere gli affetti, potrebbero essere tante altre cose. Per me, per esempio, è stata una cassetta del pronto soccorso la possibilità di scrivere e la possibilità di guardare, due cose semplicissime. Dammi carta e penna in ogni momento, nel freddo del vento, nel mistero della nebbia,
nella spuma della tempesta, nella pioggia e nel gelo. Dammi carta e penna in ogni momento, nella solitudine di un rapporto, nella delusione di un piccolo uomo, nella paura di un passo, nella malinconia di un attimo passato. Ma dammi, ti prego, carta e penna anche nelle giornate di sole, anche dinanzi al suo sorriso, perché non solo i graffi meritano di lasciare segni sulla mia pelle. E poi lo sguardo, la capacità che noi abbiamo di guardare e di essere presenti con lo sguardo, non con lo sguardo opaco che io vedo nella maggior parte delle persone, uno sguardo acuto che guarda e lascia entrare. Siediti e guarda, non ha importanza cosa, fallo. Guarda come non hai mai guardato. Se necessario, spalanca un po' di più gli occhi e guarda. Siediti e guarda con attenzione, con presenza. Certo sei stanca, ma puoi guardare. Guarda la tua casa, guarda la tua vita. Fallo con calma. Rubati un po' di tempo per guardare. È quello che ho fatto io oggi. Vorrei che lo facessi anche tu. Perché a me ha fatto un effetto particolare. Mi sono sentito a posto, nei miei panni, in ordine, in pace. Mi sono sentito uomo, forse proprio perché alcune cose sfuggono al mio controllo, come foglie che cadono. Ma è a posto così, siamo uomini. Prova, ti prego, a guardare e dimmi se anche a te è parso di ritrovare il tuo cuore. Ognuno di voi ha la sua cassetta del pronto intervento. Ognuno di voi ha degli appigli che lo tengono in piedi, che le danno forza nei momenti di difficoltà. Disegnateli, dategli un nome.